los correos de España. ¡A tiempo! Let's go. Scorreggiati da Palmieri è onore, ragazzi. Altro giorno mi ha chiamato Sting, mi ha detto: non è che posso mandarti un file audio della mia scorreggia per farmi scorreggiare poi... da Palmieri. Ah, perché ricordiamo che Palmieri scorreggia solo i dischi che gli piacciono. Bravo, quindi, ragazzi, tipo Robby, Giordano e Paolo Noyes, scorreggiamoci sopra. Vediamo se riesce a farlo senza la musica sotto, poi, perché è difficile. Fantastico, risuonamela tutta, vediamo se riesci. Aspetta, dopo lo zanzarismo arriva lo scorreggismo. È un genere tutto di Palmieri, ragazzi. Oddio mio. Che poi la scorreggia è vera, di Stefania, veramente. La tua, Stefania, precisiamo, la mia inoino, la tua scorreggina. La tua sfonda le macchinine, però, che devo dire, forse non sei gentile. Non sei gentile, io avevo cercato di rimuovere questa cosa. Non puoi rimuovere 2.800 euro di danni, caro Paolo. Il mio carrozziere mi ha chiesto: ma tu hai fatto tutto in autostrada e l'hai portata in garage? Io ho detto: no, è successo tutto nella rampa del garage. E lui non riesce a ricostruire la dinamica. sai che se la lanciavo con una fionda con dentro un ubriaco non succedeva una cosa del genere? Cioè, ti devo mandare le foto perché sono incredibili. Il cerchio e la gomma ha rotto. No, mamma mia. Immagino una persona che gira, si incastra, allora non è che pensa: oddio, ho toccato qualcosa, accelera a chiodo, facendo perno sul cerchione che si è rotto, e scracra. Allora, per capire, visto che è una macchina, devi fare l'autopsia. Sto per venire, ragazzi. È un genio. Scusami, sono caduto, non volevo fare. È veramente un genio, ragazzi, è un genio. Io lo amo la follia. Lo so, ma insomma, lei c'ha questa dote naturale. Sì. Che il mondo le invidia, Lei potrebbe essere il prossimo obiettivo dell'ISIS, caro maestro. Te lo ricordo. Stiamo sperando tutti. Uno, lei è una divinità, ricordiamolo. Esatto. Che lei ha creato molte invidie in paradiso. San Pietro mi manda un SMS al giorno. Fai lo svelto. Intanto a Campobasso hanno dovuto alzare l'allerta terrorismo. Esatto. Ora è rosso, ragazzi. Non so cosa significa alzare. So che si può alzare, ma alzare non l'ho mai sentito. Ognuno fa come cazzo si pare. Quanto sei quanto ignorante, mamma mia. Perché non si dice alzare? Ma come cazzo hai fatto a laurearti che non sai parlare la nostra lingua? Io, tu sei laureato? Assolutamente sì, amico mio. No, di cosa? In tre robe. Io ho tre lauree. Tre robe. Scusi, lei è laureato? Robologia. No, in cosa sei laureato? Perdonami se ti faccio questa domanda, è seria. Ingegneria aerospaziale. Ragazzi, Cosa facevi? Lanciavi cazzate nello spazio? Sì, cosa infatti, lancio il gran cazzo che me ne frega. Infatti, ragazzi, la scenetta Apollo 00 la scrivo ragazzi, questa è una cosa curiosa. Sì. Ma perché una persona normale dovrebbe decidere di intraprendere 5 anni della propria vita a studiare qualcosa con la quale non mangerà mai? Ma non è vero, io ho progettato. Che cosa puoi fare? Come ingegnere... Solo i panini al McDonald's. Come ingegnere aerospaziale. Tu che cosa puoi fare? Ma è laureato in filosofia. Sei laureato? Io sono laureato in scienza della comunicazione. Devo dire che i risultati si vedono, perché riesce a inculare la gente con le parole. Quindi, te li comunicando, hai capito? Cazzo, sono scienziato veramente. No, la cosa che mi inquieta di più è la tua di laurea. È bello, Cosa c'hai? Background. Guarda che il microfono è qua. Eccolo. Allora, il maestro intanto ha tante lauree. Lui è laureato in bellissimologia. Esatto. È laureato in puzzologia. In Brad Pittologia. Bravo. Se lo dice anche da solo. Esatto. Ma guardate che il maestro sembra uno scemo, ma è di una cultura immensa. Guarda, io se tocco il tasto complotto viene maestro subito dopo il compl 7 e prima del compl 9. Bravo, 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 bravo.
Il gatto di freestyle, ragazzi. Ma ragazzi, ma io invece. Aspetta, vediamo conto. Se ci riesco anch'io. Guarda, foglio di carta. Andiamo. Se gli viene una battuta. Vabbè, ma che battuta gli può venire? Che cazzo mi fai fare la prima di merda? Se io dico, maestro, se io dico, attenzione, se io dico. Perché si chiama di biscotti? Biscotti. Cazzo, scusa, abbiamo sentito. Ah, biscotti, Marco. Biscotti. Abbiamo sentito. Sai qual è il biscotto che si vede la notte? Puoi posare, almeno, puoi posare almeno il foglio? No, non ce l'ho il foglio. I biscotti che si vedono la notte, sai quelli? No, quali, maestro? No. I tarallucciuli. No, io pensavo che il biscotto veniva dopo il bisc 7 e prima del bisc 9. Nove, no, senti lo sto ignorante. Nove. Ma come cazzo parlate, Chieti? Io voglio uccidere quelli di Chieti che parlano come te. Il nove. No, che Lino Banfi parla così. Ma che cazzo di Marino Banfi almeno fa ridere, scusa. No, Marco, questo non è bello da parte tua, Questo è un attacco mirato. In questo periodo è la battuta più infelice che potevi fare, scusa. È un attacco mirato, mio, è vero, vero. Alla tua immensa ignoranza e incapacità lessicale. No, ignoranza no. Sei un ignorante. Ho sentito un richiamo da parte di Palmieri di un ritardo nelle scenette. Sì, dobbiamo chiedere scusa, tra l'altro, a colui, con lei, coloro che gestiscono la pubblicità. Ieri si sono molto arrabbiati. Posso dirvi una cosa proprio dal profondo del cuore? Per favore. No. E si lamentano perché mandiamo la pubblicità in ritardo. Andatevene a fare in culo. Non me ne frega un cazzo. Io sto facendo uno spettacolo e non può essere interrotto dalla vostra ah no, è vero, ci pagano con quella. Me ne frega moltissimo, vi chiedo umilmente scusa. Però comunque, nel senso che capisco che la pubblicità è l'anima del commercio. Certo. Però è anche l'anima degli mortacci. No! Tua, quando rompi i coglioni al mio tecnico, lo mandi in paranoia. No! Lui deve essere concentrato sul prodotto. Noi non siamo qua a pensare ai soldi. Noi siamo qua, non è vero. Parla per te, tu. Stai un po' esagerando adesso. Infatti. Ho provato ad andare dal panettiere e ti scusi. Posso pagarla con gli una interventi battuta della radio del maestro? Niente, no, mi ha detto no, guarda, purtroppo oggi. Vanda è la responsabile delle messe in onda pubblicitarie. Ti chiedo umilmente scusa, ti offro una canna che so che ti piace tanto. Sputtalamento in diretta, sempre più in alto, allegria. Marco, Vanda è il nome tipico americano degli anni 50, come questa serie.